Allora, la professoressa Papalè in un ruolo insolito, ma fino ad un certo punto, perché anche questa è una forma d'arte. È vero, è la prima volta che mi sono cimentata a presentare e ad Eugenia glielo dovevo perché è una carissima ragazza e soprattutto l'apprezzo perché, come ho detto, è una ragazza che ha avuto il coraggio di restare in questi posti in cui è difficilissimo fare danza perché la maggior parte della gente, dei giovani vanno fuori all'estero, però lei è da apprezzare proprio per questo. Maria Pia, soprattutto nella prima parte dello spettacolo vi sono state delle canzoni con dei testi anche molto, molto belli, molto vivaci, molto particolari, anche alcuni passaggi impegnativi, e tu alla fine hai concluso lo spettacolo quasi facendo un po' una morale alla fine, dando anche un po' un significato alto alla danza, è così? Sì, perché non tutti si avvicinano alla danza in maniera consona. La danza non è una passerella, la danza è disciplina. Cioè veramente vedere tanti bambini puntuali obbedire agli ordini tra virgolette della maestra è veramente una cosa stupenda. La danza insegna questo, perché tutto è sacrificio e, come ho detto, la danza è un'arte, però è veramente un'arte che non perdona. Tra l'altro molto bravo il ballerino Davide Cecere, che abbiamo avuto modo di apprezzarlo già in tante occasioni, davvero molto dotato. Davide è una promessa, io l'ho trovato cresciuto, è stato nostro alunno, ma l'avevo vista in tante occasioni, però questa sera mi ha commosso perché veramente lo vedo con un futuro meraviglioso, meraviglioso. Davide, allora abbiamo ascoltato tanti complimenti mentre arrivavamo qui nei camerini, molte persone soddisfatte ma orgogliose, anche un po' gelose di Davide. Lo so, purtroppo il mondo della danza è fatto di tutto ciò, di soddisfazioni, di critiche. Abbiamo scherzato, tutti positivi erano i giudizi. Sì, tutto fa brodo, speriamo di poter godere, diciamo, di queste felicità sempre e continuare ad andare avanti sempre meglio. Ecco, abbiamo visto davvero una sintonia con Eugenia, tra l'altro sono già tanti anni che con Eugenia svolgi queste attività, davvero si nota, siete probabilmente anche amici nella vita, vero? Sì, 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 sono ormai 4 anni che collaboriamo e sì, ormai siamo diventati grandi amici, anche perché il ballo fa anche questo, cioè fa unire le persone al di là di quello che si vede sul palcoscenico, si creano grandi amicizie, si provano forti emozioni. E questo è tutto un bene nel momento in cui si sale sul palco, perché si dà il massimo al momento che si è molto amici anche nella vita di tutti i giorni. Davide, in 30 secondi proviamo a fare una scheda di te. E Davide Cecere, poi? Io studio a Salerno e studio al Davimus, discipline delle arti visive, della musica e dello spettacolo, quindi continuo sempre nello stesso ambito, l'ambito dello spettacolo. Aspiro a prendere una laurea in lingue, perché le lingue sono la mia seconda passione, però il ballo non lo lascio mai, perché la mia primissima passione, infatti mi emoziono parlandone, perché ormai sono 15 anni che faccio questo e fa parte della mia vita, non riesco ad immaginare una vita senza. Il tuo rapporto con i talent, tu vai all'università, quindi magari sto sbagliando, però sei un po' forse distante da questi circuiti. Penso che sia un po' il posto in cui ci troviamo che ci limita in un certo senso, però insomma uno non smette mai di sognare e di sperare. Personalmente prenderò parte, credo, ad alcuni casting. Sì, è tutto in programma. Cioè, ci speriamo di passare, di entrare, però l'importante è sempre partecipare e raccontare, perché tutto fa esperienza.
Con ultima curiosità, Davide, quando balli ti piace più ballare su delle musiche o su delle musiche dove vi sono anche dei testi? Perché soprattutto nella prima parte dello spettacolo vi è stata questa parte. Recitazione, sì, per me è un connubio importante perché alla fine danzare è anche recitare, soprattutto recitare. Quindi credo che sia bello fare entrambe le cose, anzi penso sia più completa una danza recitazione che soltanto una danza, un ballo di gruppo, per esempio eseguito così. Alla fine avete fatto il ballo di gruppo. Alla fine sì, perché ci sta, il ballo di gruppo è un ballo di unione e divertimento e ci stava alla fine con la zumba e così via. Grazie e complimenti, grazie. Eugenia, allora il peggio è passato, no? Nel senso che ormai è vero. Allora, lo spettacolo di quest'anno rispetto agli anni precedenti, sempre molto ricco, sempre molto pieno di tante emozioni. Se lo provassimo un attimo a dividere, c'è stata una prima parte di maggiore recitazione, poi tante musiche, anche musiche medio orientali abbiamo visto, abbiamo ascoltato ad un certo punto, e poi diceva Davide qualche sano ballo di gruppo alla fine per scatenare anche un po' il pubblico. Sì, è vero, perché comunque poi bisogna scaricare l'attenzione del pubblico e quindi abbiamo cercato anche di coinvolgere il pubblico e sono emozionata, sto scaricando l'attenzione dopo tutto questo stress. Una curiosità, Eugenia, ma uno spettacolo di questo tipo che si nota, insomma, è molto complesso, molto articolato, non rischia un po' di, o invece una positività, adesso ce lo dirai, non rischia di prendere il sopravvento sulle attività settimanali che voi fate anche come scuola? Perché, insomma, non è facile poi alla fine fare 2 ore di spettacolo e sincronizzarlo in questo modo. Sì, perché comunque poi le prove... Scusa un attimo, saluto una bimba. Le prove comunque sono molto di più, quindi rispetto al programma che abbiamo durante l'anno scolastico va capovolto tutto quanto, quindi... però le bimbe vedo che mi hanno seguito moltissimo, anche se ci vuole molta pazienza, però alla fine sono state brave e voglio fare un complimento alle bambine. Ecco, quando tu scegli diciamo la sceneggiatura, insomma, ecco, di un evento di questo tipo, cosa ti ispira? Per esempio, ecco, facciamo la differenza tra l'anno scorso e quest'anno. Quest'anno cosa ti ha ispirato in maniera particolare? Quest'anno ho avuto proprio l'appoggio di Davide Cecere Ballerino, il quale comunque ha deciso di fare delle trame diverse, quindi si è ispirato lui a trame sue personali. Lo voglio ringraziare proprio per questo, comunque mi ha dato un aiuto grandissimo. Rispetto all'anno scorso teniamo una ragazza che si diplomava, quindi siamo andati più sul classico, mentre quest'anno abbiamo dovuto cambiare un po' le cose, fare più un gioco di luci e vestiti e recitare soprattutto, che è una cosa per me difficile, però grazie a Davide sono riuscita. Eugenia, fammi dire una cosa che sicuramente tu non la diresti mai, però ci tengo a dirla in questa occasione. Noi ti ammiriamo nel corso, ecco, di questo evento annuale, poi c'è l'attività scolastica che fai appunto nel corso della probabilmente nella stagione autunnale, invernale, primaverile, però c'è anche un'altra Eugenia che noi apprezziamo molto, e cioè quella ragazza che dice sempre sì quando si tratta di fare spettacoli di beneficenza e comunque di partecipare ad iniziative di valore sociale, vero? E questa è una bellissima cosa, chiaramente lo fai gratuitamente ovviamente. È un piacere perché comunque se uno ama la danza fa le cose senza pensarci, cioè o meglio le fa perché comunque vuole ballare, vuole esprimere ciò che è dentro e farlo capire al pubblico, non mi interessa se vengo ricambiato con determinate cose, ma voglio dare il mio affetto al pubblico ballando. E quindi anche stando vicino magari appunto a delle associazioni, delle iniziative che fanno del bene, insomma. Sì, ecco. Sì, soprattutto dimostrare anche a chi ha bisogno di un affetto, quindi i bambini che comunque hanno bisogno di sorridere, anche tramite la danza possono sorridere ed essere felici. Penultima domanda, poi l'ultima domanda è una curiosità perché vedo delle cose che mi fanno pensare ad una cosa che ti chiederò tra un attimo, però penultima domanda, appunto nelle primissime file vedevamo una famiglia speciale che probabilmente avrà invitato tu questa sera, dici se abbiamo visto giusto, sappiamo che sei legato ad un ragazzo che non c'è più e che porti avanti insieme con tante altre persone ovviamente, ma porti avanti la memoria di questo giovane.
Sì, infatti con quel stasera il saggio l'avrei dedicato anche a lui, perché oggi vi ricorre proprio il 19, sono un anno e qualcosa che non c'è più Pasqualino. E mi fa piacere che comunque lei mi segue, la sorella e i genitori sono sempre presenti e mi aiutano anche loro. Ecco, chiudiamo così simpaticamente, ultima domanda. Vedevamo sul palco tanti costumi, anche tanti oggetti, dagli occhiali da sole, ecco, ma anche questa parte, no? È un morire, no? Trovare tutto questo materiale. Come si fa? Durante l'anno scolastico si organizza bene tutto quello che serve, quello che non serve, si esce pazzi, però alla fine il risultato è quello che abbiamo visto stasera. Il lavoro, per favore, puoi venire qua un attimo, ballerino mio. Grazie a lui soprattutto, che lui ha avuto l'inventiva di questa zumba divertendo con gli occhiali da sole, quindi lo voglio ringraziare. Grazie. Ecco, sognate di fare qualcosa insieme da un punto di vista professionistico magari nei prossimi anni? Si spera, perché no? Non sappiamo in quale futuro, però già questo ci basta, è una bella collaborazione, è una sana amicizia. Ecco, Davide ed Eugenia, questi ragazzi che erano intorno a voi vi hanno anche festeggiato e voi chiaramente avete trasmesso in questi mesi tanto. Ecco, se volessimo così sintetizzare quali emozioni vi hanno dato questi ragazzi, tra l'altro ragazzi piccolissimi e anche quasi vostri coetanei anche. Emozioni tante, ma soprattutto affetto, cioè vedo i bambini che comunque mi considerano una loro mamma e questa è una cosa bellissima. Per te, Davide? Personalmente inizialmente non mi conoscono, poi grazie ad Eugenia che fa da mediatrice diventano anche amiche mie ed è bello collaborare tutti insieme quando si creano sani rapporti, è tutto molto bello. Domanda birichina per concludere, c'è qualche ragazzo, qualche ragazza che un po', diciamo, platonicamente si innamora di voi, nel senso che vi vedono come dei punti di riferimento davvero? Penso sì, di sì, sì, è importante anche che così sia, insomma, per... Sì, sicuramente ci sarà qualche bambina che comunque ha un punto di riferimento sia su di me che su di lui. Sì, è importante che sia così, insomma. È davvero molto importante anche il vostro ruolo di educatori, ecco, verso questi ragazzi. Anche se non è facile, però comunque è bello. Ti ripeto, per me sembra come se fossero delle figlie mie, quindi le cresco, le porto avanti. Io vi farei ancora tante domande, ma fermiamoci qua, ok? Va bene, ok. Grazie, ciao.